dietro a tutto questo c'è un lavoro silenzioso che non si vede, che è quello dei volontari. Un lavoro che dura tutto l'anno, perché già adesso che stiamo finendo questo anno abbiamo già cominciato a ragionare, proprio perché ascoltando partono le idee. Ma bisogna dire che qui c'è un'organizzazione, ognuno con i suoi compiti, con i suoi momenti, che però è una squadra di volontari, quindi lo fanno con affetto, lo fanno con piacere, ed è anche bello vedere le fatiche che si fanno per mettere insieme le persone, perché poi non è che tutto sia tutto rose e fiori qua, ci sono anche i momenti di tensione che bisogna gestire, perché il caldo, la stanchezza, perché poi non siamo qua in un'azienda che fa eventi, ma siamo in una parrocchia, con competenze, però pur sempre una parrocchia, ed è questo quello che la gente riscontra quando entra a contatto con noi, e involontariamente si fanno coinvolgere, come tirare sulle sedie. Tante volte le persone, finché gli incontri, mettono via le sedie e ci danno una mano. Concordo con te, la parola evento è riduttiva, sono degli incontri dove l'ascolto prevale. Sì, assolutamente, non vuole essere né intrattenimento e né indottrinamento, ma vuole stimolare la riflessione, quindi c'è spazio per tutti. La parrocchia non è che pone una posizione, ma su alcuni temi vuole tanto accendere una luce su alcuni temi, proporre delle riflessioni e ognuno, come dire, stimolare anche la capacità critica, come ci ha detto anche stasera Andrea Nicastro, sull'ascolto di quello che uno ha appena ascoltato e vissuto anche nella sua vita.